siamo qui nella Nascondino Challenge Carnevale Edition. Sì ragazzi, perché tra pochissimo sarà Carnevale e noi naturalmente già sentiamo. Ok, mi di scherzare. Bravo Pippo. Allora, infatti avevo già delle maschere per rimanere in tema. Allora, cosa faremo oggi ragazzi? La Nascondino Challenge che ci avete chiesto in tantissimi. In particolare che l'abbiamo fatta in versione Carnevale. Bravissima, adesso poi ve la spieghiamo. Praticamente abbiamo qui selezionato tre nomi, ovvero Gioia Rossini, che praticamente ha scritto appunto il commento e poi ha avuto tantissimi mi piace, quindi grazie mille. Poi Edoardo Raffaelli e Serafina Mundo. Like, no. Quindi dovete mettere anche voi il like al video. Ok. E allora, cosa abbiamo qui? Siamo uniti di Lingue di Menelik e poi... Coriandoli! Coriandoli! Delle scatole, guardate qua che scatole enormi, perché faremo una nascondino challenge versione un po' non scegliere la scatola sbagliata che abbiamo tra l'altro già fatto. Praticamente a turno uno di noi dovrà nascondersi sotto la scatola, una scatola, e l'altro dovrà trovarlo, in particolare ragazzi vi spiego come si fa. Per esempio se Tina è qui io faccio così, se sente appunto la bottina, se io sono veramente, se lui sceglie la scatola dove appunto io sono io, cosa lei farà? Salserà, e il coriandolo e faremo festa. Se no, no. Ok, iniziamo Pippo. Vai, quindi iniziamo. Ok, Pippo si è bendato e anche la musica. È bello. Ok, e io ragazzi adesso vado a nascondermi. Notare le mie calze sopra. Guardate che belle. Che maialini. Ok, sono le più sobrie che ho trovato. Vi dico solo questo. Ok, io vado ragazzi. La canzone spagnola, oh! Ragazzi, mi nascondo. Oh, adesso tocca a me. Devo trovarlo ragazzi, eh. Andiamo. Andiamoci di coriandoli. Ha!
quando tutto Pippo è immerso in disco. Adesso vado, ragazzi. Chissà dove si è nascosto Pippo. Mannaggia. Vediamo. Allora, un lozzo. Lo so io. Allora. Ragazzi, è difficile perché... Ah!
scrivete voi nei commenti. Ok, andiamo. Sì. Ragazzi, questo è l'ultimo round per me. Comunque ragazzi, siamo 2-1 per me. Ok ragazzi, adesso vado. Ah, comunque alla fine siamo sempre dove ci ho ragionato. Ok, allora armiamoci. Oh, vediamo un po'. C'è un silenzio ragazzi. Andiamo all'ultimo. Dai, non mi deve trovare. Perché sennò poi mi, se mi trovo a 3-1. Già, perderò però. Ragazzi, questo... A parte che ho vinto! Secondo me ho vinto anche lui. Tutte 5 le scatolette di coriandoli. Sì. È un altro posto. Ok. E quindi ragazzi, mi raccomando, se vi è piaciuto questo video mettete un bel pollice in su. Se siete lasciando un secondo video, se siete di video, condividete questo video, se vi piace. Extra extra bomba! Mi raccomando ragazzi, lasciateci bellissimi commenti come fate sempre. Noi vi ringraziamo tantissimo. E quindi saluti da Tina e Pippa, e vi vediamo al prossimo video. Ciao!